Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana. Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre. Una voce di speranza parla nella sofferenza e dalla trasformando nell'amore il mistero del dolore che non ci fermerà e il cuore non ci chiuderà. E saremo noi missionari. Possiamo fare luce insieme con Maria, ridisegnare questa via. Ben ritrovati con Paolo Migani all'ascolto della trasmissione Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana. Eccoci arrivati alla prima trasmissione di ottobre, un mese che è tradizionalmente dedicato a Maria, alla nostra madre spirituale. Ed è per questo che in questa puntata ascolteremo la voce del Beato Luigi Novarese, che non fa mai male ascoltare, in una catechesi completa che si intitola proprio La nostra madre spirituale. In questa puntata particolare, oltre all'inno Per sempre con noi che abbiamo appena ascoltato e che è ancora in sottofondo, ci accompagneranno due canti. Il primo è Tu mi hai preso l'anima, scritto da Don Giosi Cento ed interpretato magistralmente da Raffaella Dubaldi, un brano che racconta l'intimità di Maria al momento dell'Annunciazione. E poi chiuderemo la puntata con La mia madre accanto a te, tratta da una preghiera dello stesso Novarese. Non mi resta che augurarvi buon ascolto da Paolo Migani. Il tema di questo ritiro spirituale è, tra tutti, il più importante, il più caro, il più impegnativo. Esso è: Maria Santissima è nostra vera madre spirituale. Nell'ordine della natura tutti abbiamo una madre. Dio però, nella sua infinita bontà, con sommo amore, ha voluto che accanto alla madre naturale ciascuno di noi avesse una seconda madre, non meno reale e necessaria della prima, quella spirituale. Questa seconda maternità, che riguarda la vita di Dio in noi e che si innesta nella nostra vita spirituale, è la maternità di Maria Santissima, di cui vogliamo approfondire la realtà ed il senso. Primo punto, realtà di questa maternità. La maternità di Maria Santissima nei nostri riguardi non è nell'ordine dell'adozione. Adozione, atto con cui vengono trasmessi ai figli legali gli stessi diritti degli altri figli naturali. La maternità spirituale di Maria Santissima si fonda su un punto ben preciso, sulla realtà della vita di Dio in noi,
vita che ci è stata trasmessa attraverso il battesimo. Dio, volendo renderci nuovamente partecipi della sua vita divina, liberamente e con scelta eterna, ha voluto che questa vita venisse a noi per mezzo di Maria Santissima, al punto che, dice il beato Chaminad, Dio diventa tanto nostro Padre quanto Maria diventa nostra Madre. Ciò scaturisce dalla linea stabilita da Dio nel triplice mistero che segna l'itinerario della nostra rigenerazione spirituale. Mistero dell'incarnazione, mistero della redenzione, mistero della santificazione. Dio Padre non effettua il piano della redenzione se non attraverso il consenso deliberato e la efficace cooperazione di Maria Santissima. Attraverso il mistero dell'incarnazione, il Padre associa Maria Santissima alla sua paternità di natura sul Cristo e alla sua paternità di grazia sul corpo mistico a cui il Cristo, con la sua nascita, dà inizio. La maternità spirituale della Vergine Santa si fonda quindi sulla realtà del corpo mistico e sull'altra realtà del nostro inserimento in esso attraverso il battesimo. Maria Santissima è la madre di nostro Signore Gesù Cristo, madre di tutta la persona del Cristo, madre del Cristo totale. Può sembrare strana questa precisazione, il Cristo totale. Il Cristo totale è costituito dal Cristo storico e dal Cristo mistico che siamo noi. Sant'Agostino, in una celebre formula, dice: il Cristo totale è lui e noi. Se Gesù Cristo, capo del corpo mistico, è nato per mezzo di Maria, ne segue, per necessaria conseguenza, che anche le membra che man mano spuntano in questo corpo, misterioso ma reale che si chiama mistico, vengano alla luce per mezzo di lei. Una madre non mette alla luce la testa senza le membra, né le membra senza la testa. Altrimenti si avrebbe un mostro di natura. Così pure nell'ordine della grazia. Il capo e le membra nascono da una stessa madre. San Pio X, con tanta chiarezza, ci dice: nello stesso grembo, dunque, della madre castissima, il Cristo assunse per sé la carne e vi aggiunse pure il corpo spirituale, formato da tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Si può dire perciò che Maria, portando in grembo il Salvatore, vi portava anche tutti coloro la cui vita era contenuta nella vita del Salvatore. Tutti noi dunque, che siamo uniti a Cristo, e che, come dice l'Apostolo, siamo membra del corpo di Lui, della sua carne, delle sue ossa, siamo usciti dal grembo di Maria come un corpo unito al capo. Per questo, in senso spirituale e mistico, noi siamo chiamati figli di Maria, ed ella è madre di tutti noi. Madre secondo lo Spirito, ma vera madre delle membra di Cristo che siamo noi. Se dunque la Beatissima Vergine è nello stesso tempo madre di Dio e degli uomini, chi può dubitare che ella non impiegherà tutte le sue forze
affinché Cristo, capo del corpo della Chiesa, diffonda su di noi, che siamo sue membra, i suoi doni, soprattutto quello di conoscerlo, affinché per mezzo di lui abbiamo la vita. Sei venuto da me come luce improvvisa dell'alba. Tu mi parli e mi investi d'amore, di richieste di fuoco. Che cosa posso dirti? Che cosa posso fare? Sono una donna, umile donna, ma l'infinito è in me. Il mio tempo si ferma e l'eterno mi penetra il grembo. In un attimo immenso è sconvolta la storia umana. E il verbo si fa carne, fratello che ci salva. Vivo l'ebbrezza di appartenerti senza confini. Secondo punto. Quando Maria Santissima divenne nostra madre? Nel giorno dell'Annunciazione. Nello stesso istante in cui la Vergine Santa pronunciava il suo sì, il Verbo Eterno cominciava ad essere suo figlio, e così pure noi, che formiamo con lui il suo corpo mistico, abbiamo incominciato ad essere figli di Maria Santissima.
Dio Spirito Santo, con il consenso della Vergine, ha prodotto il suo capolavoro che un Dio fatto uomo, e attraverso il medesimo consenso produce tutti i giorni, fino alla fine del mondo, i predestinati, che sono le membra del corpo di questo adorabile capo. Nel momento del Fiat, il Verbo Eterno si incarna nel seno della Vergine Santa, quale vittima passibile e mortale, associando a sé, fin da quel momento, nella stessa volontà di offerta di vittima, tutti noi e tutti quelli che diventeranno partecipi della sua vita divina. È nel seno della Vergine, quindi, che si è inaugurata la vera promozione umana, in cui l'uomo, mediante la vita di Dio, riacquista tutte le sue finalità soprannaturali e la possibilità di vincere, proprio per mezzo della vita di Dio comunicata a noi, la stessa morte. Se nel Fiat la Vergine Santa ci ha concepito, è però sul Calvario, tra spasimi indicibili, che ci ha dati alla luce. È sul Calvario che si compie l'opera della redenzione, ed è perciò sul Calvario che la Vergine Santa incomincia a darci alla vita, proprio perché, quali creature redente, acquistiamo dalla morte del Cristo la possibilità di diventare figli di Dio. Ecco il significato grande delle parole pronunciate dal Cristo a Giovanni sul Calvario. Ecco tua madre. Parole che sulla bocca del Cristo significano: dal concepimento della mia redenzione, attuata con la cooperazione della Vergine Santa, essa è diventata la madre spirituale dell'umanità intera, essendo questo il disegno del Padre, che tutto ciò che voi avete nell'ordine della grazia, tutto lo riceviate per mezzo di lei. Terzo punto. La realtà del nostro reale e vitale legame con Maria Santissima è una meravigliosa scoperta che tocca la parte più nobile di noi stessi, tocca lo spirito. È la constatazione della paterna provvidenza del Padre Celeste, che ha voluto che la nostra vita fosse, in modo ben più completo di quello che può essere nell'ordine della natura, accompagnata dal cuore di una madre, continuamente protesa verso ciascuno di noi. Questa realtà è per noi una scoperta, come fu per Alexis Carrel il miracolo dell'istantanea guarigione della Ferran alla grotta di Lourdes. Il celebre discepolo del Pasteur, andando incredulo a Lourdes, si trovò sconvolto da una grande realtà di ordine soprannaturale. Il miracolo esiste. Così scrive Carrel, concludendo la sua memoria sul viaggio a Lourdes. Io fui da principio un sincero cattolico, poi stoico, poi kantiano. Sono caduto quindi nello scetticismo assoluto e nel dilettantismo. Sono stato sempre più infelice. Proprio il cattolicesimo, che per mia disgrazia io non ho capito, mi ha dato la soddisfazione più grande. Ora eccomi solo nella notte. I sistemi puramente intellettuali non esistono più. Che importano le teorie di fronte alla vita e alla morte? Per la nostra vera vita noi non abbiamo bisogno di scienza, ma di anima e di fede. E Carrel
misurava lunghi passi la terrazza della Basilica del Rosario, mentre di quando la voce lontana dei grandi organi della Basilica stessa si facevano sentire. Un custode, uscendo, fece stridere le lastre di pietra coi chiodi delle sue scarpe. Molte voci si levavano nell'interno della chiesa. Un gruppo di pellegrini baschi gremiva la navata fino alle porte della basilica. Carrel si fermò sulla soglia. Bisognava concludere. Era innegabile. C'era stato un miracolo. Poiché era veramente un miracolo, un grande miracolo. Quale la natura di esso? Vedremo poi, disse Carrel. Per ora, certamente è una guarigione. Ecco quello che egli poteva affermare con certezza. Ma forse nel suo pensiero intimo gli era impossibile fermarsi lì. Salì i gradini. Nello sfavillio di luce e di ori si alzava il canto dell'organo e di mille voci spiegate. Sedette accanto a un contadino e restò con la testa fra le mani a lungo, immobile, cullato dei cantici della notte, finché dal fondo della sua anima salì questa preghiera. Vergine dolce, che soccorrete gli infelici che vi implorano umilmente, proteggetemi. Io credo in voi. Voi avete voluto rispondere al mio dubbio con un miracolo manifesto. Io non so vederlo. Io dubito ancora, ma il mio desiderio più vivo, il fine più alto di tutte le mie aspirazioni è di credere, perdutamente, ciecamente credere, senza più discutere, senza criticare. Il vostro nome è più dolce del sole del mattino. Prendete voi il peccatore inquieto, dal cuore in tempesta, dalla fronte aggrondata, che si consuma nella ricerca delle chimere. Sotto i consigli profondi e duri del mio orgoglio intellettuale giace disgraziatamente ancora soffocato un sogno, il più affascinante di tutti i sogni, quello di credere in voi, di amarvi come i frati dall'anima candida. Madre, accanto a te c'è una speranza nuova. Madre, vicino a te scopro la mia via. Quanta confusione c'è, la mia vita scivola, ma se tu sarai con me riuscirò ad alzarmi ancora. Madre, accanto a te c'è una speranza nuova. Madre, vicino a te scopro la mia via. Mi smarrisco nel via vai e ti cerco dove sei. Tu non mi abbandoni mai, dai sollievo ai miei dolori. Madre, accanto a te c'è una speranza nuova. Madre, vicino a te scopro la mia via, la mia via.
Si conclude la puntata di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta e vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre alle ore 14:30. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.